Collecchio, centro sportivo dove il Parma, prima avversaria di campionato del Brescia, sta preparando il proprio debutto in campionato contro le rondinelle. Già alta la concentrazione nella truppa di mister Marino, che ha dettato ordini chiari e precisi, sedute d'allenamento che si tengono rigorosamente a porte chiuse. Sarà così fino al pomeriggio di sabato, quindi fino al pomeriggio della rifinitura. Una decisione, quella adottata dal tecnico proveniente dall'Udinese, che ha creato un pochino di malcontento nella piazza con i tifosi delusi del fatto di non poter assistere alle sedute di lavoro, ma anche da parte dei giornalisti che hanno un pochino polemizzato. Poca roba comunque, perché le giornate del Parma scorrono via comunque tranquille. Non ci sono notizie particolari provenienti dall'infermeria, che è quasi completamente vuota. Lì dentro si conta il solo Alessio Manzoni, ex del Brescia, negli scorsi sei mesi di campionato. Per il resto sono tutti a disposizione di mister Marino, che in queste ore sta decidendo quale tipo di modulo utilizzare contro il Brescia: 4-3-3 oppure 3-4-3.